succedere tutto. Un incontro estremamente sexy, ragazzi. Il pubblico in delirio. La situazione si fa bollente. Ci aspettiamo una lotta nel fango a questo punto. Beh, comunque vediamo Laura su questo palco per la prima volta. Laura è un personaggio dalla pressione allucinante, terrificante. Diciamo che dire. Karin forse ha questa offensiva un pochino più brainless una volta che entra, mentre Laura è un pochino più tecnica e deve studiare molto bene tutti i setup e deve assolutamente prendere il controllo del match per, insomma, portarsi a casa la vittoria. Vediamo se Afri sarà a livello. Per adesso si difende, cerca di non lasciare spazio a Karin, attiva subito il trigger e inizia il mix-up. E purtroppo Laura è anche un personaggio che nel momento in cui si trova sulla difensiva è in difficoltà. E infatti ne approfitta lo sfidante e con Karin si porta a casa del primo round per Bugs con la sua Karin. Karin, personaggio gettonatissimo in questo torneo, molto 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 efficace. Laura setappa la sua... È una grab, ovviamente. La critical art di Laura, quindi sì, non può essere bloccata. E l'avversario è obbligato, insomma, a indovinare se saltare via oppure provare a infilare un attacco. E questa volta la scelta è stata quella sbagliata. L'ondina di Laura che sembra lenta, ma è molto, molto efficace per controllare le distanze e anche l'avversario. Infatti, questo round sembra andare nella direzione opposta. Vediamo se... te ce l'ha presa. Ottima lettura da parte di Karin. Si scambiano un altro paio di attacchi. Oh. E round. The jump in per Afi che gli vale il round. Siamo uno pari. Il primo round sembrava andare in una sola direzione. Ma vediamo subito come si è adattato in fretta allo sfidante. E Afi ha ripreso in mano il controllo del match. E ricominciamo con la command grab. Bellissimo V-counter. Via verso l'angolo. Vediamo cosa succede. Prova a uscire con un salto. Si leggono la presa a vicenda. Laura ha grandi difficoltà all'angolo, non avendo un reversal invincibile. E Karin ovviamente ne approfitta, conoscendo molto bene il matchup, e non lascia ad Afi lo spazio per proseguire la sua offensiva. Infatti lo tira all'angolo. La critical. Vediamo se lo scaling è bastato. Ed è sufficiente. 1-0 per Pax. Cioè, chi ama e primo chi match odia per Karin. Risata, io lo odio. No, adesso quando succede chi non ride? Ok, alla prossima critical art di Laura di Karin voglio vedere tutti. Ok, for the foreign players. When I see next time Karin's critical art, I want to see all of you laughing like Karin. Intanto il match riprende. Un po' di fuzzi, entrambi non rischiano troppo, ma Karin punisce subito quell'overhead molto efficace, ma anche molto scoperto di Laura, che poi col V counter esce subito dall'angolo. Versa, scusate, è la caffeina. Allora, la caffeina. Ok. Studiano molto, Karin non osa avvicinarsi troppo perché Laura da vicino è bestiale. Tuttavia qui c'è il mix up. Però Karin risponde molto molto con bene counter, e ribalta, perché non chiude. Ok. Karin si porta a casa il round, mi hai fatto dire V counter pure a me. Comunque, col secondo round sembra molto equilibrato questo match, entrambi. Soprattutto si difendono con le unghie e con i denti, non vogliono uscire dal torneo perché la sconfitta anche in questo caso porta all'eliminazione definitiva dal Kakon Pro Tour Italia 2016. Pure Versal che blocca la ex di Laura. Karin sta controllando molto bene il match. Mamma mia che combo, è stata bellissima. Tuttavia tutto può ancora succedere perché Laura deve solo prendere il momentum e deve iniziare a fare i suoi setup e i suoi mix-up per prendere il controllo del match. Bax non vuole lasciarglielo fare. Infatti controlla le distanze, cammina avanti e indietro e con questa calma si porta a casa un altro round. 2-0 per
Bugs con la sua Karin. Il match continua. Laura è un personaggio che dal mio punto di vista ha abbastanza difficoltà contro Karin. È un matchup forse molto molto difficile, in quanto gestirsi una pressione non indifferente, e non gli dà forse il tempo di prendere i suoi spazi e iniziare con la sua pressione, che è leggermente diversa. Vediamo un po', deve fare un gran bel comeback, perché a questo punto deve vincere tre match di fila se vuole andare avanti nel torneo. No, fallisce questo V-reversal, viene preso, Pax veramente non gli lascia neanche un secondo di spazio. Stavolta il V-reversal funziona. Mamma mia, Karin! Quanti pugni! Oh, e chiude così il round, che è andato abbastanza in una sola direzione. Ci siamo distratti un attimo ed eravamo già alla fine. Secondo round. A questo punto la pressione psicologica si fa sentire. Questo round è decisivo e deve assolutamente non solo portarselo a casa, ma anche trovare un metodo davvero efficace per controllare questa Karin, che sembra devastante. In quanto non basta certo vincere una volta sola, ma Karin non vuole lasciare questa opzione. Una reversal subito per uscire dalla pressione di Laura. Si studiano ancora un attimo. Ogni singolo passo serve ad accorciare, ad allungare le distanze in base a attacco o difesa. Laura insiste. Laura insiste, ma... Ricominciamo invece con Karin, che tenta il mix up, ma Laura non ci casca. È all'angolo. Vediamo come si comporta. A questo punto la situazione è molto molto spinosa. Ma oh, esce subito. E Laura va col mix up. Basta pochissimo. Attenzione. Per entrambi. Lead di vita per Laura, però. Karin non perde il controllo. Sa che può portarsi a casa anche questo round. Lo idem vale per Laura, però. Pax non rischia niente. Sta con lontano, calma. Però l'orologio. Command grab out of nowhere. Uno pari. E vediamo se inizia il comeback. Questo è il match point, se è ancora per è ancora Pax. Match point assolutamente per Pax, che deve solo portarsi a casa questo round o eventualmente un prossimo match per proseguire nel torneo ed espellere poi l'avversario dalla competizione. Overhead che però viene bloccato. Laura però insiste. Pare aver trovato il suo equilibrio. Laura inizia la sua offensiva. Vediamo se riesce a portarsi dietro questa grinta. Ha comunque la lead di vita. Karin continua a essere molto prudente. Vediamo un po'. Un paio di jab. Arriva la combo. A questo punto basta nuovamente un mix up o un piccolissimo attacco. Risponde però Karin. Attenzione, arriva. Arriva la critica lato. Arriva. Vediamo se il danno è sufficiente. Tuttavia non porta a casa il match. Aspettiamo a ridere. Invece possiamo, perché questo comeback 3-0. Questo match molto vincente, un applauso a entrambi. Prosegue, Afi purtroppo ci lascia. Il torneo, cioè. È ancora con noi, insomma, in quel senso, ecco.